Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Mi scuso per il rumore, ma fa molto caldo e devo tenere la finestra aperta. Allora, prima di iniziare, sulle labbra ho il rossetto della Yves Rocher, il matte, il numero 157. Questo qua mi piace molto, è molto cremoso, ma allo stesso tempo bello scrivente, si fissa bene e non va in giro per le labbra, quindi mi piace veramente tanto. L'ho preso quando era in sconto nel catalogo delle consigliere di Yves Rocher. Allora, partiamo con i prodotti finiti, ma al solito di tutti i prodotti troverete giù nell'info box il link che vi rimanda al mio blog dove ho fatto la review, dove potete trovare inci a pallini, prezzi, dove trovarli, eccetera. Solo di 3 prodotti non ho fatto la review e al limite vi lascerò la foto dell'inci. Allora, il primo prodotto di cui non vi ho fatto la review è questo intimo di Dermomed, questo è quello pH 4.5 con estratto di calendula, senza parabeni, DTA, PEG e siliconi. Questo qua, questo è un prodotto che utilizziamo tutti in casa, non solo io, e infatti ne finiamo a quantità industriali, costa 1 euro. Ci troviamo tutti bene, la profumazione in questo caso è molto delicata, non sa però secondo me di calendula. In ogni caso è un buon prodotto, lava molto bene, fa abbastanza schiuma, ma allo stesso tempo non va a irritare, bruciare, seccare la zona, quindi non ha creato a nessuno in casa problemi appunto in quelle parti, e ci piace tanto e continuiamo a comprarlo. Ci sono di varie tipologie, noi ne prendiamo un po' a caso, dipende da cosa troviamo, comunque in casa abbiamo sempre questo. Un altro prodotto che abbiamo utilizzato tutti in casa è il saponello, ed è il sapone liquido, delicato, gentile, senza profumo e allergeni. No, profumo senza allergeni. Questo qua è no lacrime, senza parabeni, da 300 ml. Questo è per bambini ovviamente, allo zucchero filato. Io ho un cuginetto piccolo, quindi glielo prendiamo a lui, però poi in realtà lo utilizziamo tutti, l'ho utilizzato anch'io. È un ottimo prodotto, non va a seccare le mani, la profumazione è dolce ma non stucca, è veramente una cosa fantastica. A lui piace molto, quindi compriamo sempre questi saponi di saponello quando il bagno schiuma, quando il sapone per le mani, però li abbiamo sempre in casa. Poi un prodotto che invece ho finito io è questo qua, che è il super spray di Pupa, ed è un abbronzante invisibile, attivatore di melanina con SPF 15, protezione UVB e UVA, resistente all'acqua, antisabbia per corpo, viso, capelli e cuoio capelluto da 200 ml. Questo mi era stato regalato da una mia amica. La profumazione è veramente molto buona, femminile ovviamente, non mi ha fatto bruciare, mi ha anzi aiutato ad abbronzarmi, un'abbronzatura molto bella, naturale, però appunto non mi sono scottata. Non va ad ungere, non fa patine bianche, si spalma molto bene, anzi io spesso neanche lo andavo a spalmare, lo spruzzavo e basta, perché lo spruzzino vaporizza veramente molto bene il prodotto. E mi è piaciuto tanto, non so quanto costa sinceramente, perché appunto mi era stato regalato, che era già stato utilizzato da lei, però se dovessi trovarlo lo riacquisterei magari, ecco, per il prossimo anno, però un ottimo prodotto. Ho finito questo siero push up per il seno, questo qua è con limone e qualcos'altro che non so, di balea. Questa è la seconda o la terza confezione che utilizzo, mi piace molto, è un gel appunto abbastanza denso, rinfresca molto bene la pelle, infatti è adattissimo anche per questa stagione estiva, io comunque lo utilizzo tutto l'anno. La profumazione è veramente molto molto buona, l'effetto push up non l'ho notato, però io non lo utilizzo, questi prodotti per il seno non li utilizzo per avere un effetto push up, ma lo utilizzo intanto per idratare la zona e poi con la scusa appunto di massaggiare il prodotto faccio anche un'autopalpazione, che per le donne è fondamentale, mi raccomando fatelo sempre, e quindi appunto prendo 2 piccioni con una fava, quindi idrato la zona e nel frattempo faccio questa cosa di prevenzione. Mi piace veramente tanto, non appiccica, si assorbe in fretta e ottimo. Poi ho finito questo scrub Organic Shop, questo qua è quello con mandorle e zucchero di canna, questo mi era stato omaggiato al Cosmo Prof dal brand, è un prodotto, è rimasto proprio un cincinì, questo qua
ha una profumazione buona. Allora, io non amo la profumazione di mandorla. Si sente che c'è la mandorla, ma si sente in maniera delicata, perché non lo so, io questa profumazione mi è piaciuta tantissimo perché ci sento anche qualcosa di fiorito. È una profumazione particolare che a me piace tanto. Questo scrub lo utilizzo su pelle asciutta e fa un bello scrub potente, molto strong su pelle asciutta, quindi lo vado a spalmare e poi sciacquo. Invece voglio utilizzarlo su zone un pochino più delicate, come potrebbe essere il seno. Allora vado a inumidire la pelle e a quel punto l'effetto scrubbante sarà più soft, quindi vi consiglio di dosare a seconda della pelle. Questo prodotto può essere utilizzato con tranquillità, basta solamente inumidire la pelle senza problemi. Mi piace, lascia la pelle bella liscia, bella esfoliata, morbida, è un buonissimo prodotto, costa anche poco e dura tanto perché ne basta poco prodotto alla volta, sono 250 ml, ottimo. Poi ho finito gli schetti, questi qua struccanti di Yves Rocher, che però non mi sono piaciuti perché a parte costano un sacco di soldi per essere dei dischetti di cotone e poi si sfaldano, quindi no. Poi ho finito questo balsamo per capelli di Biolis Nature, questo qua è il burro di karité per capelli lisci, mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto che costa poco, questa è la mini taglia ma c'è anche la taglia grande, ne basta poco, non va assolutamente ad appesantire i capelli, li districa e li ammorbidisce all'istante, non è un prodotto nutriente, idratante, rigenerante o ristrutturante, ma è un prodotto che va veramente a districare subito ed ad ammorbidire i capelli. Mi sono un attimo intrecciata con i discorsi, la profumazione è molto buona, l'unica cosa è che è un pochino liquido, quindi vi consiglio di strizzare i capelli, stare attenti quando versate il prodotto nella mano e poi applicarlo, perché altrimenti il prodotto va via, scivola via. Comunque un prodotto che assolutamente andrò a riacquistare. Ho finito questo prodotto fantastico, che è un olio sotto la doccia con estratto di avena per pelli molto secche, ad azione nutriente, 200 ml, questo qua della Yves Rocher. Ne è rimasto, vedete, una gocciolina che utilizzerò al prossimo lavaggio, anche se non ci farò tutto il corpo. Comunque mi è piaciuto tantissimo, profumazione delicata, è appunto un olio, va spalmato su tutto il corpo e poi risciacquato. Io non lo lascio in posa, lo risciacquo subito, lo applico ovunque sul corpo. Una volta sciacquato non va ad ungere la pelle, è un prodotto ottimo, va a nutrire a fondo la pelle, la lascia veramente molto morbida. Dopo, volendo, se non avete una pelle molto secca, non importa applicare la crema, quindi per questo periodo di caldo va benissimo, perché mettete questo sotto la doccia e dopo non applicate creme. Mi è piaciuto tantissimo e sicuramente lo andrò a ricomprare. Anche l'inci è pieno di estratti, non è così male, comunque sul mio blog lo trovate. L'unica cosa che non mi va, che non mi piace tantissimo, siccome questo prodotto costicchia un pochino, l'etichetta, ecco, si stacca, a me questa cosa dà fastidio. Per il resto è un prodotto fantastico che assolutamente vi consiglio, se lo trovate in offerta prendetelo. Poi ho finito questo prodotto, che è uno shampoo di Alterra, il melograno. Questo qua è uno shampoo nutriente, io ho capelli normali grassi e non sapevo che era uno shampoo nutriente, ovviamente è scritto in tedesco, però l'ho utilizzato e... Allora, la profumazione è molto buona, fa una bella schiuma, lava molto bene i capelli, non li va a seccare, non li va ad appesantire o a ungere e me li lasciava puliti per a lungo, insomma, non tantissimo, però è un buon prodotto, ecco, lo andrei a riacquistare, soprattutto nella taglia piccolina da portare in viaggio, molto comodo, comunque un prodotto che mi è piaciuto. Poi ho finito un'altra mini taglia di Alverde, questa si può trovare anche in Italia, in EDM. Questo qua è appunto con menta e bergamotto, mi è piaciuto tanto, è la seconda confezione che utilizzo. La profumazione è molto fresca, energizzante, va benissimo per il periodo di caldo, lava molto bene, fa schiuma, ma io utilizzo tutti i gel doccia, li utilizzo con questo tipo di spugna. Questo tipo di spugna è ottimo perché riesce a creare tantissima schiuma con qualsiasi prodotto, quindi io non ho problemi di schiuma. Non va a seccare la pelle, non la va a irritare, ottimo. Anche qui, siccome è un gel abbastanza denso, ne basta veramente una puntina.
Poi ho finito uno spray, questo qua è di BioOut, che BioB sarebbe la marca, 7,80 euro, certificato ICEA, io lo compro ormai da anni, lo compro e lo ricompro. La profumazione è molto gradevole, funziona e appunto mi piace, lo compro. Chi mi segue da tanto sa che ogni anno mostro questo prodotto qua. Quest'anno, siccome non avevo voglia di fare un ordine online, ne ho preso un altro normalissimo di Autumn, insomma. Però questo qua per anni ha svolto benissimo il suo lavoro e assolutamente straconsigliato. Poi ho finito delle salviettine intime, queste qua di Speedy Care, antiodore, queste, anche queste. Ne finisco quantità industriali, mi piacciono, sono senza alcol, senza PEG, senza parabeni, senza saponi, gettabili nel WC ma io non ce l'ho mai gettate, sono ben imbevute e mi piacciono tanto, non vanno ad irritare, il profumo è gradevole. Poi ho finito allora questa salviettina di Out, una salviettina anti punture, lascia la pelle asciutta e protetta. Sì, nulla di che, ne ho un'altra, la utilizzerò, è vero, effettivamente non mi hanno punto, però la profumazione non mi è piaciuta granché. L'avevo presa al Cosmo Prof. Come avevo presa al Cosmo Prof, sempre al solito stand, questa salviettina intima della marca Valentina, senza PEG e parabeni, sono appunto una salviettina intima, questa è la seconda che utilizzo, mi piace, mi è piaciuta. La profumazione è delicata, un'ottima salvietta. Poi ho finito questo campioncino di Comfort Zone, che è un integratore e è un 6 in 1 drenante al gusto frutti di bosco. Questo qua l'ho messo in una bottiglina d'acqua, me lo sono bevuto durante il giorno. Avevo utilizzato la taglia grande, quella, mi sembra che sapeva di pesca. Questo qua appunto frutti di bosco, il sapore a me dei frutti di bosco non fa impazzire, però mi ha drenato tantissimo, quindi se cercate una cosa drenante vi straconsiglio questi prodotti qua. Sono lince buono, quindi ve li straconsiglio. Poi ho finito il campioncino di latte solare al Monoi di Tahiti di Elan, questo qua è con protezione 15, mi piace tanto, non fa una particolare scia bianca, va spalmato bene, però è un prodotto che a me piace, la profumazione è gradevole e non fa scottare. Quindi. Ultimo campioncino è questo qua di Biofito Relax della linea Aloe Vera, ed è per pelli miste impure. Questa è una crema gel normalizzante viso con estratto di salice bianco, certificato vegan e ICEA. Mi è piaciuto tanto, con questo campioncino ci ho fatto tipo 5 giorni, 5-6 giorni, lo utilizzavo solo di giorno. Mi è piaciuto tantissimo, non mi andava a appesantire la pelle, non me la faceva lucidare, non faceva scia bianca, non andava a appiccicare, non andavo a trasudare il prodotto, quindi assolutamente ottimo, e farò un pensierino sul prodotto in full size perché mi è piaciuto tantissimo. Quindi questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere se anche voi avete finito qualcosa. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un like, e se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi. E io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!